E questo è quello che è più o meno successo nella mia testa il giorno della fiera. Ok ragazzi, siamo per entrare. Tutti pronti? Sì, pronti, 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 pronti. Ok, adesso venite, guardate sullo schermo e mi raccomando, un'unica regola, facilissima. Guardare, Ma ma non non comprare, ma non comprare. comprare, sì, Perfetto, lo sappiamo. ok, siamo dentro. Ok, cominciamo, dai. È bellino questo, eh. Guarda che simpatico. Effettivamente ce ne sono diversi e sono davvero carini. Niente Sì, male anche effettivamente i camaleonti questo. sono davvero carini, però non credo possiamo prenderli, no? Bello Bello piccolo questo. Tegu. Ragazzi, ho Potete chiamarlo deciso. piccolo Tegu. Bello Tegu. Personaggio. Beh, ragazzi, deciso, deciso, voglio il Tegu. Tegu, prendiamo un Tegu? Prendiamo un Tegu. Ma sì, andata per il Tegu. Andata? Andata per il Tegu. Vada per il Tegu, vada per il Tegu, pago io. No, 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 che vada per il Tegu? Fermi, fermi, non ce la possiamo prendere un Tegu, è troppo grande, diventa enorme, non abbiamo lo spazio per tenerlo in casa. Dove ce lo mettiamo nel letto? Non mi sembra il caso, ragazzi, no, il Tegu non si può prendere. Effettivamente, ragazzi, non avrebbe più senso fare un attimo mente locale e capire quanti spazi abbiamo per capire se abbiamo terrari a disposizione, se possiamo metterli da qualche parte, perché noi torniamo a casa con gli animali, ma poi non sappiamo dove metterli, che ne dite? Questa piuttosto è una buona Allora, idea. abbiamo un mobile. E c'entrava anche un tegu. Ma non c'entra un tegu. Ma non c'entra un tegu. Poi effettivamente abbiamo quattro terrari di legno, quelli che avevamo prima, però non avevamo deciso di toglierli di mezzo perché cadeva la roba sul letto. Ragazzi, mi sembra un... Torniamo indietro. Una piccola modifica alla fine passa la paura. Non ti preoccupare, me la vedo io. Vabbè, se lo dici tu. Poi in realtà avremo anche due terrari in vetro, uno piccolino e uno medio, non so se vi ricordate, non ci abbiamo praticamente tenuto quasi mai nulla dentro. Quindi per te va... Dove è finito? Allora, mentre voi chiacchieravate le vostre cosette, io ho preso una serpentina, ragazzi, la serpentina ci serviva. 4 metri e mezzo, in 5 watt ci riscaldiamo 2, 3, 4 terrari senza problemi. Poi ho preso dei grilli piccolini, piccoli grilli perché servivano anche i grilli piccoli. Ho preso 100 grammi di caimani, servivano anche 100 grammi di caimani. E poi ho preso qui anche 500 grilli adulti. 10 euro che fai, te ne privi? Servivano ragazzi, servivano. Scusa, non ci eravamo detti guardare ma non comprare? Oh, senti, costavano poco e li ho presi. Ci servivano. Vabbè, piuttosto, parlando di cose serie, non ci eravamo detti di comprare un leopardino maschio? È un po' che lo stiamo Eh sì, cercando, non concordo, credi sia arrivato l'ora? concordo, Che va bene, sarebbe l'ora già. sarebbe anche l'ora. Ok, pronti? Procediamo? Siamo d'accordo? Lo prendiamo, lo stiamo prendendo. Allora, 3, 2, 1, acquista. Questo l'abbiamo preso, ragazzi. Vedete, a questo punto ci troviamo già qui. E visto che se ne trovano poco in giro, perché non prendiamo anche una femmina di geco africano? Ci troviamo, non ne troveremo da altre parti, che dite? Guarda, stavolta sono d'accordo con te. Ne facciamo, lo prendiamo? Prendiamo? Siamo pronti? Ragazzi, pago? Sì, dai, vai, sì. 3, 2, Prendiamo. 1. Acquista. Acquista Prendiamo, prendiamo. anche questo.
io vorrei prendere anche qualcosa di nuovo. Alla fine africani e leopardini li abbiamo già da diverso tempo. Perché non prendiamo qualcosa di diverso? Beh, in effetti ci sono diversi serpenti, niente male. Che ho visto un paio di serpenti del grano, molto carini, non costano neanche molto. Poi lì abbiamo passato prima dei pitoni reali. Anche questi, devo dire la verità, mi piacevano molto. Ma sì, ma anche un boa, perché ti dispiacerebbe? Ragazzi, buoni, buoni, non possiamo prendere un serpente. Perché non l'abbiamo preso finora? Ricordate che mangiano i topi, i ratti. E se non vogliamo farci cacciare di casa, non credo sia il momento di portare dei serpenti. E quindi anche i topi. Quindi magari più in là, anche a me piacerebbe prendere un boa o un pitone. Ma ragazzi, non è ancora il momento. Quindi andiamoci. Ma che ne dite, tipo, che so, di un ciliatus, di un arboricolo? Sai che questa non sarebbe una cattiva idea? Che non prendiamo magari anche un gargoyle, un qualcosa che sia tranquillo? Non... Che dite? Ragazzi, avete detto arboricolo? Sì, arboricolo. Ho preso un baby tokai. Scusami, ma sai quanto diventa grande? Senti, questo diventa di 40 centimetri, dicono che sia un pitbull, e dove lo metti? Che fa? Sì, lo so quanto diventa grande, poi lo troviamo un modo, tanto abbiamo un mobile, basta giusto un po' modificarlo. Finisce sempre così. Ormai è nostro. È solo un po' incazzosino.